Salve a tutti e bentrovati alla 23esima puntata di Napoli Capitale. Oggi affronteremo un argomento molto importante, riguarda il mercato immobiliare e i mutui. Salve Gianni Lepre, mio compagno di avventura in questa avventura Salve a tutti. targata Canale 9 e Radio Amore, e affronteremo questo argomento insieme ad un esperto della materia, il dottor Rino Milone, project manager. Grazie per aver Grazie a lei, accettato direttore. il nostro invito, in modo tale da fare un po', Gianni, il punto della situazione del mercato immobiliare, perché ce l'hanno chiesto in tanti, ovviamente. Dove siamo andati a finire, sia col mercato immobiliare che con i mutui in questo periodo post-Covid? Allora facciamo un po' il punto della situazione, visto che nel periodo della pandemia non è stato praticamente possibile fare niente, muovere nemmeno un dito anche dal punto di vista immobiliare. Andiamo a parlare proprio di quella che è la velleità forse più grande delle persone, quella di avere un tetto sulla testa, dottor Milone. Sì, il mercato immobiliare rappresenta circa il 20% del prodotto interno lordo del nostro paese. Insieme al settore automobilistico è il settore dove diciamo, l'Italia è più presente con dei numeri molto, molto importanti. Chiaramente con il Covid nel 2019 c'è stato un crollo del mercato immobiliare abbastanza sostanzioso e c'è stata, diciamo, una prima ripresa, però già l'abbiamo vista nel terzo trimestre e anche nel quarto trimestre con un aumento di circa 15.000 compravendite. Quindi diciamo che chiudiamo con una ripresa rispetto al 2019 di circa, diciamo, l'8%. Ci sono delle regioni, una parte dell'Italia che ha subito di più il contraccolpo, ci sono alcune città come Roma e Genova che hanno reagito invece molto bene, quindi non c'è stato un crollo, ma addirittura c'è stato un piccolo incremento, come anche, diciamo, Napoli, Palermo, Torino. Mentre invece c'è una parte del paese con delle città molto importanti come Firenze, Milano, Bologna, che invece hanno subito un crollo dei prezzi che a tutt'oggi è ancora negativo. Fortunatamente non siamo più a due cifre, diciamo, il crollo è stato notevole. Ecco, prima di affrontare l'argomento spinoso dei mutui, passiamo la palla all'economista, anche perché io voglio capire, non solo io, anche tutti i nostri telespettatori e radioascoltatori, voglio capire il peso specifico del mercato immobiliare all'interno dell'economia nazionale. Beh, diciamo che in effetti i numeri li ha già enunciati Rino Milone, rimane il fatto che comunque da un anno e mezzo a questa parte, diciamo, il mercato immobiliare ovviamente ha subito un crollo importante. Tra le altre cose lo dicono gli stessi numeri. Noi sappiamo che in effetti gli italiani hanno risparmiato nell'ultimo anno oltre 200 miliardi, quindi praticamente che sono in banca assieme ai miliardi precedenti, complessivamente formano 1.600 miliardi che gli italiani hanno fermi in banca, tant'è che le banche stanno tentando di farli smuovere, magari aumentando le commissioni, magari È un K2 addirittura fatto di filigrana, praticamente. tentando di chiudere i conti a chi ha più di 100.000 euro su un conto che non muove. Quindi in effetti questi soldi servirebbero alla nostra economia, per cui dal nostro punto di vista addirittura bisognerebbe fare in modo che incentivassimo le persone a smuovere i soldi dalle banche per immetterli nell'intera economia e quindi ne usufruirebbe, diciamo, con importi importanti anche il mercato immobiliare. Quindi, però bisogna che lo Stato trovi delle incentivazioni affinché questo avvenga, per esempio, ecco, magari abbassando l'imposta di registro, perché se gli italiani invece di tenerli depositati in banca, diciamo, li mettessero poi come devo dire, in circolo acquistando anche degli immobili, se noi volessimo considerare un 20-30% di quanto depositato, andremmo a smuovere comunque
400-500 miliardi, attenzione, e quindi praticamente noi stiamo vedendo come una manna dal cielo il cosiddetto, i soldi che arriveranno dall'Europa e il cosiddetto PNRR, bene, praticamente bisogna che lo Stato però incentivi tutto questo, sicuramente ne beneficeremo tutti quanti. Ecco, da questa problematica che affrontava il professore Lepre passiamo alla questione dei mutui, anche perché uno 0, qualcosa per cento Milone ha la possibilità di comprarsi una casa direttamente cash. Tutti quanti gli altri, diciamo il 99,9 e qualche vogliono altra cosa, vogliono risolvere con il mutuo. Hanno la, no, devono, non è che vogliono risolvere, devono per forza accendere un mutuo, ovviamente parliamo di banche, parliamo di quegli istituti di credito che in Italia praticamente fanno la magna pars, dettano legge anche al governo italiano e lei ne sa qualcosa. Sì, noi su 187.000 compravendite, che questo è il numero con il quale noi chiudiamo il 2020, il 77% degli italiani fanno ricorso ad un mutuo. Diciamo che per quello che riguarda il settore mutui c'è stato nel 2020, non c'è stata una grande flessione, perché le persone hanno utilizzato un prodotto che è quello della surroga in relazione a quella che è stata la crisi pandemica, quindi gli italiani hanno pensato a risparmiare, quindi a rinegoziare il mutuo, quindi ci sono state delle transazioni in banca per quello che riguarda il prodotto surroga, visto che i tassi sono crollati, l'IRS addirittura, l'IRS a 20 anni è venuto un periodo che era, diciamo, quasi vicino allo zero, però è chiaro ed evidente che per comprare casa c'è bisogno del mutuo, e là, come ha detto lei direttore, entriamo in un'annosa, diciamo, vicenda che è il rapporto tra il cliente e la banca. Devo dire che chiaramente le banche, con i margini ridotti, con un markup totalmente, diciamo, quasi azzerato, non hanno questa grande voglia di incentivare le persone a fare i finanziamenti, anche perché il tasso di rischiosità con il Covid è aumentato dall'1 all'1,4. Però è chiaro ed evidente che anche se, diciamo, una banca va a break even dopo 7-8 anni, cioè inizia a guadagnare con un mutuo dopo 7-8 anni, bisogna comunque sostenere le persone per l'acquisto della casa. Sono cambiate anche le quadrature, perché se prima la quadratura media era di 50 minimi, era di 50 metri quadri, ma di 80 metri quadri, perché la pandemia ci ha insegnato che chiaramente le restrizioni e lo smart working ci hanno fatto capire che se dobbiamo comprare casa, dobbiamo comprare una casa, diciamo, sicuramente più grande. Possiamo chiamarlo salasso distanziamento? Questo? Cioè, sì, penso di sì, perché pensi che parliamo di 119 metri quadri in media un immobile, rispetto a quando invece a scopo, diciamo, di investimento si compravano dei piccoli appartamenti anche di 50 metri quadri. Quindi il Covid ha cambiato molte cose, ha cambiato un po' lo scenario immobiliare, lo scenario dei mutui e chiaramente le banche. Certo, una variazione, diciamo, in metri quadri nelle grandi metropoli si parla di decine di migliaia di euro di differenza, ovviamente. Certo, anche se i prezzi sono crollati, ma è chiaro che se noi parliamo di Milano, quindi se vogliamo passare da un immobile di 50 metri quadri a 100 metri quadri, voglio dire, sicuramente parliamo di un importo, di un esborso economico molto importante. Però è cambiato molto lo scenario, perché adesso si riesce ad ottenere, ma già da qualche tempo, dei mutui anche per intero importo. Quindi si sta cercando di incentivare i giovani. Ci sono novità poi anche sì, con il decreto sostegni. Ecco, sì, questo ti stavo per chiedere, tornando all'economista, quali sono queste situazioni di cui stai parlando, questi sostegni alle persone? Diciamo che adesso i giovani fino a 36 anni hanno la possibilità di acquistare una casa con un mutuo, risparmiando fino a pari a 9.000 euro sull'intero importo per quanto concerne, diciamo, la tassazione, ma non solo. Addirittura precedentemente si era parlato di una garanzia dello Stato, ovviamente parliamo di quei giovani che acquistano la prima casa per andare ad abitarci, sia ben chiaro, addirittura potevano ottenere la garanzia dello Stato del 100%, adesso è stata ridotta
all'80%, però comunque sono numeri importanti, garanzie importanti che fanno comunque bene naturalmente ai giovani che devono affrontare una vita intera, e comunque poi ne beneficerà soprattutto anche il mercato immobiliare. Ecco Gianni, ma io quello che volevo chiederti, e ovviamente interpreto anche quella che è la curiosità di tutti i nostri telespettatori e radioascoltatori, tu oltre ad essere un noto economista sei anche un noto commercialista soprattutto, quindi alla fine, questa situazione dei mutui dal punto di vista professionale, tu come la stai vivendo come studio professionale? Beh, diciamo che noi dobbiamo dire che ci siamo attrezzati tantissimo anche con la collaborazione di Rino, devo dire, e quindi praticamente oggi siamo in grado, anche perché naturalmente abbiamo fatto un pool, abbiamo formato un pool di professionisti che si interessa specificamente della cosa, ma non soltanto, poi abbiamo fatto tutta una serie di convenzioni con varie banche, perché tra le altre cose dobbiamo parlare non soltanto del mutuo prima casa, cioè di quelli dei giovani che hanno necessità di comprare la prima casa, ma ci sono tante persone che vogliono investire, tante persone che vogliono acquistare il locale per potervi svolgere l'attività. Naturalmente Rino è più ferrato di me sull'argomento, ma ci sono delle banche, ogni banca magari è specializzata in un determinato, in una determinata branca di mutuo, quindi praticamente noi come studio però stiamo dando la possibilità a tutti quelli che ne hanno la necessità di poter praticamente affrontare e risolvere il proprio problema. Ecco, continuiamo, dopo ci interrompiamo per un minuto di pubblicità, restate con noi. Ecco, torniamo in studio. Come avevo promesso prima, bisogna chiarire una situazione. Parliamo del fondo di garanzia. Garanzia 100% dello Stato, che se non sbaglio prima Gianni ha detto che si è diminuita come garanzia. Anche perché molti italiani, e non soltanto meridionali, non facciamo questa distinzione. Noi lo abbiamo sentito ovviamente qua a Napoli ed in Campania. Però penso che sia una cosa un po' generalizzata per il Paese. Molti non hanno capito che questa situazione per i giovani, questa possibilità per i giovani, non è per i giovani che non hanno nessun tipo di garanzia e possono accedere ad avere il fondo di garanzia, perché il fondo di garanzia dello Stato è previsto solo nel caso in cui una persona ha la possibilità di avere delle garanzie ed accede al mutuo. In quel caso là, lo Stato, nel caso in cui dovessero venir meno nei pagamenti, può, diciamo, subentrare a pagare quello che... Giusto? Mi sto sbagliando, dottor Milone? Assolutamente sì. Facciamo un passo indietro, spieghiamo un attimino il fondo Consap, come agisce. Il fondo di garanzia è per i giovani under 35 che non sono proprietari di un immobile. Diciamo che col decreto sostegni bis il fondo Consap è stato allungato a 36 anni e per giovani che hanno un ISEE al di sotto dei 40.000 euro, praticamente la garanzia copre fino all'80%. Però noi quando parliamo di garanzia, ovviamente parliamo di garanzia in caso di insolvenza da parte della persona, insolvenza non dolosa, ma insolvenza dovuta probabilmente alla perdita del posto di lavoro. Quindi interviene il fondo Consap. È chiaro che se noi andiamo in banca e non abbiamo i requisiti da reddito per poter chiedere l'importo che necessita, ovviamente non significa che perché ci sia il fondo Consap possiamo fare l'operazione, ma questo è in tutta Italia. Va specificato, perché sennò si fanno le file ai CAF senza sapere che lo Stato non regala niente a nessuno, bisogna dirlo però, perché tanta gente lo chiede, dice allora posso andare anch'io che non ho nemmeno la busta paga? No, tu dove vai? No, assolutamente sì, i requisiti sono, bisogna avere 36 anni, cioè al di sotto dei 36 anni, con 40.000 euro di ISEE c'è una garanzia all'80%, chiaramente parliamo che stiamo comprando un immobile popolare, quindi non è che la Consap ci protegge la nostra operazione se compriamo una villa di lusso. Quindi parliamo di massimo 250.000 euro, parliamo di giovani coppie sposate da almeno 2 anni
E quindi ci sono dei paletti ovviamente che servono per poter entrare in questa tipologia di garanzia. Con questi paletti superati si entra nella priorità, quindi si riesce ad ottenere anche, diciamo, un tasso abbastanza in linea con quelli che sono i tassi del mercato. Però chiariamo che il mutuo al 100% lo possono ottenere anche le persone che hanno superato i 36 anni. Chiaramente i tassi della banca ovviamente sono diversi, però la cosa che sono d'accordo con lei, bisogna chiarire che si copre in caso di insolvenza o il 50% o l'80% se il cliente ha i requisiti da età e da modello ISEE, ma non è che Consap insieme al cliente va in banca e va a chiedere il mutuo. Ecco Gianni, ti abbiamo dato un assist, si dice in termine così, in termine calcistico, se non sbaglio. Io sono un atleta. È per quello, siccome tu sei uscito sia sulle colonne delle agenzie, ma anche diciamo nel TG Economia Digital Press, grande agenzia nazionale di stampa, sei uscito con incentivare e non tassare. Lo Stato non regala niente a nessuno, anzi sta tornando a tassare, senza incentivare, quindi alla fine questo discorso dei mutui vale anche per quello. Non ci dobbiamo dimenticare che tra le altre cose il prossimo 30 giugno, quindi tra poco, in effetti ci sarà lo stop alla tregua tra il fisco e i contribuenti, per cui praticamente i contribuenti stessi verranno tartassati di cartelle esattoriali. Questo è un problema importante che comunque il governo, di cui il governo deve tenere conto, perché noi rischiamo di praticamente di far morire un sacco di aziende, perché praticamente non riusciranno a far fronte a quelle che sono le cartelle maturate. Quindi noi ci auguriamo che in effetti il governo faccia un provvedimento per cercare di rimandare ancora, diciamo, l'invio di queste cartelle, quindi la pretesa di riscuotere quello che è stato sospeso fino al 30 giugno. Rammentiamo tra le altre cose che noi teniamo, ecco, già gente che ha fatto la rottamazione precedente, il saldo e stralcio, e che adesso al 1° luglio si troverà a dover pagare, mi pare, o 3 o 4 rate tutto assieme, il che praticamente sarà quasi un'ecatombe se non si prenderanno dei provvedimenti. Per cui, come devo dire, lo Stato deve tenere conto di tutto questo e deve venire incontro ai contribuenti, perché altrimenti finiremo col creare ancora altre persone che non avranno più reddito, perché cessando un'attività non avranno reddito, andranno a chiedere il reddito di cittadinanza, e quindi praticamente lo Stato, per pagare il reddito di cittadinanza, i soldi da dove li prenderà. Ecco, io voglio farti un'altra domanda. Ovviamente prima, tutto questo incide anche sul mercato immobiliare, perché per pensare a pagare, ad inseguire quello che lo Stato pretende da noi, certamente non possiamo pensare. Prima di far concludere, amico, io ti volevo fare un'altra immobiliare. Domanda. Perché siccome a me mi ronzano le orecchie, perché sono tutti quanti i suggerimenti che arrivano dai telespettatori, dai radioascoltatori, a me mi ronzano continuamente, poi d'altra parte per il mestiere che faccio le orecchie ronzano normalmente, ma che cosa è cambiato? Te lo ricordi il film I Tartassati? Totò e Fabrizi. Io muoio. Che cosa è cambiato da allora? Che cosa? Assolutamente. Che cosa è cambiato? Le imprese sono sempre quelle rappresentate niente. Da Totò, e la stessa cosa è l'agenzia delle entrate rappresentata da Fabrizi. Non è cambiato nulla. Nel modo più assoluto, anzi in quel film io spesso mi rivedo, mi identifico, faccio del resto la professione da 50 anni. Ormai, e quindi non è, diciamo che non è cambiato niente, anzi, come devo dire, la tassazione è lievitata di molto rispetto a 50 anni, ecco, per i film di parliamo degli anni 60, credo, 50, la tassazione è aumentata di tanto, le aziende, lo Stato, tra le altre cose, io non so neanche se lo Stato è in grado di perseguire chi non paga, perché è di questi giorni la notizia che in effetti dal 2000 in poi ci sono state oltre 1000
1.000 miliardi di imposte non riscosse, parliamo specificamente delle sanzioni, le multe stradali e tutte queste cose qua. Addirittura è stato riscosso soltanto il 4-5% di questa somma complessiva. Per cui tra le altre cose... Il 90% di questi importi sono delle grandi aziende o del web praticamente. Comunque non sono state riscosse, per cui oltretutto mi pare che il governo stia prendendo atto di quello che noi diciamo da anni. Bisogna semplificare, accorpare, ridurre e andare avanti e perseguire poi veramente chi non paga. Addirittura poi io avrei un'idea, noi abbiamo, non so se c'è ancora tempo. No, dobbiamo far concludere a minore. Voglio una cosa a voi, io avrei un'idea, quella che praticamente quando un'azienda inizia un'attività deve pagare una cauzione. Noi abbiamo qua aziende cinesi, aziende straniere che praticamente iniziano un'attività, non pagano niente, dopo 3-4 anni chiudono, fanno svolgere l'attività di un'altra persona e non pagano tasse. Tutto questo non è possibile, bisogna trovare una soluzione. Milone, mutui, chiudiamo su questo perché era diciamo quello che volevano praticamente sapere tutti. Consigli, consigli per i nostri telespettatori, per chi vuole comprare una casa, quali sono i mutui migliori, quello che le viene. Le banche ordinarie, le banche grosse, chiaramente non tutte sono attrezzate col fondo Consap, quindi io devo dire una cosa, che se un cliente diciamo, è alla ricerca di un mutuo, la prima cosa è sicuramente le prime informazioni le dà il mercato online, però la cosa importante è recarsi in banca. Chiaramente per poter ottenere il mutuo, sottolineiamo, bisogna avere un reddito tale da poter pagare la rata in questione, quindi il rapporto rata-reddito deve essere la proporzione, il rapporto rata-reddito è il 33%, più o meno è il 33%. Probabilmente le banche piccole prestano di più il fianco al cliente, perché le banche territoriali ancora danno un'assistenza al cliente, magari la banca più grossa pensa a fare markup, probabilmente pensa a collocare dei prodotti diciamo aggiuntivi, perché come ho già detto una banca va a break even dopo 8, 9, 10 anni, iniziano i primi guadagni se fa un mutuo a un cliente, poi con le surroghe questo passaggio da banca all'altra diventa tutto più difficile, quindi bisogna recarsi in banca, avere a che fare con l'operatore, il quale darà sicuramente tutte le informazioni del caso e poi attrezzarsi, fare un mutuo in relazione al reddito, ma in relazione a quelle che sono le possibilità nell'arco di 20 o 25 anni di poter pagare, perché il mutuo è un'operazione a lungo termine, quindi dobbiamo riflettere bene prima di fare un'operazione di mutuo, che è un'operazione importante. Ecco, in pochissimo tempo siamo riusciti a venire a chiudere questo cerchio, a capire più o meno la situazione dei mutui, del mercato immobiliare. Io ringrazio Rino Milone per essere stato con noi e per aver fatto insieme a noi il punto sul mercato immobiliare e mutui. Un ringraziamento a Gianni Lepre per essere sempre al mio fianco. Grazie a lei, direttore. E un ringraziamento a tutti i nostri telespettatori e radioascoltatori della mitica Radio Amore. Alla prossima puntata. Arrivederci.